TGS, l'informazione di Studio 90 Italia. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione locale. In apertura l'emergenza siccità in Sicilia, dove per tutto il 2017 è piovuto pochissimo. L'osservatorio Acque ha rilevato circa il 20% di precipitazioni in meno rispetto alla media e il rischio è di arrivare alla prossima estate in riserva d'acqua. La mancanza di precipitazioni si ripercuote sul settore agricolo, dove la maggior parte delle semine di frumento e foraggio sono andate perse. Le previsioni meteo comunque indicano una tregua nei prossimi giorni dell'aridità con qualche pioggia, ma soprattutto nella zona ovest. Anche lo scirocco, che in questi giorni sta imperversando, dovrebbe cedere il passo al consueto freddo invernale. E delle tante emergenze nel settore agricolo se ne parlerà giovedì prossimo al tavolo tecnico convocato a Roma dal ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina, a cui parteciperanno i rappresentanti delle regioni, delle organizzazioni agricole e delle organizzazioni dei produttori, oltre alla grande distribuzione. In Sicilia si concentra il 57% delle produzioni nazionali di agrumi, con oltre 10 milioni di quintali di arance, 4 milioni di limoni, 6 mila di mandarini e 500 mila quintali di clementine all'anno. Un territorio che contribuisce alle produzioni delle coltivazioni agricole per 2/3 del raccolto nazionale. Sarà a Roma anche la CIA Agricoltori della Sicilia Orientale, che da quasi 8 mesi chiede la convocazione del tavolo. Sentiamo il direttore Graziano Scardino. Noi chiediamo ovviamente interventi soprattutto per rinnovare i nostri agrumeti, soprattutto quelli colpiti dal virus della tristezza, e altre misure analoghe. Chiediamo 50 milioni di euro l'anno. Quanti impegni oggi il ministro Martina possa prendere ovviamente non è dato sapere. È sicuramente un lavoro che sta continuando e che noi ci auguriamo che continui anche dopo l'attuale ministro. È chiaro che l'agrumicoltura regionale è in grave difficoltà. Questo problema noi l'abbiamo anche posto al tavolo assessoriale che la CIA ha chiesto. All'assessore abbiamo anche posto il tema fondamentale di rivedere le attuali misure del PSR e soprattutto di aggredire l'emergenza che riguarda il mancato pagamento delle misure a superficie del PSR. E adesso la cronaca: arrestato dalla polizia dopo aver picchiato la compagna davanti ai figli, l'accusa è di maltrattamento in famiglia. L'operazione di polizia ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando è giunta alla sala operativa della questura la segnalazione di una violenta lite familiare in atto nel quartiere Nesima. E i carabinieri della stazione di Mascoli hanno arrestato due nigeriani ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno rinvenuto e sequestrato nelle rispettive abitazioni circa 45 grammi di marijuana, oltre al materiale comunemente utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga. E la polizia indaga sui 18 casi di colonnine a sostare fatte esplodere dal 23 dicembre fino alla scorsa notte a Catania. Il bottino più consistente è 335 euro, ma si parla già di un danno per migliaia di euro. Le esplosioni sono avvenute anche il giorno di Natale e Capodanno. Le zone colpite sono Piazza Lanza, via Plebiscito, via Siago, via Passo Gravina, via Leionio, via Umberto, via Trieste, l'ultimo ieri sera in via Duca degli Abruzzi. Per ogni zona sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza. E chiudiamo con il flash mob questa mattina in metropolitana a Catania. Il coro del Bellini all'interno delle stazioni Stesicoro e Giovanni XXIII intonando la Traviata sulle vetture. È stata lanciata così d'iniziativa un abbonamento alla Buona Vita in accordo con la metropolitana Etnea per creare convenzioni congiunte annuali metro e teatro Bellini in abbonamento unico con prezzi ridotti almeno del 10%. E con questo è tutto, l'informazione torna puntuale nelle prossime edizioni. Da Letizia Carraro un saluto a tutti voi, buona serata. Abbiamo trasmesso TGS, l'informazione di Studio 90 Italia.